stato, e spero che non si dispiaccia nessuno, di fare un po' il punto sulla pandemia, perché paradossalmente si può anche dire che c'è Bene. un collegamento diretto tra quello che sta succedendo e l'epigenetica. L'epigenetica normalmente viene studiata come una parte della genetica. Diciamo subito che un virus induce nell'organismo tutta una serie di modifiche, quindi è tutta epigenetica, lo dico così per ora en passant, e poi non entreremo certo nei dettagli in questo caso. Però su quello che sta succedendo e che può succedere anche a livello di embrione, di feto, un accenno proprio rapidissimo lo dobbiamo fare. Ma soprattutto, prima di entrare nel discorso che era previsto, che era programmato, cioè che cos'è oggi, quali sono le nostre conoscenze di base nell'ambito dell'epigenetica e in particolare di questa epigenetica sistemica, secondo cui il periodo fondamentale della nostra vita, possiamo dire, sono i primi 1000 giorni. Perché le nostre cellule si programmano proprio epigeneticamente sulla base delle informazioni che riceviamo, quindi l'embrione, il feto e il bambino piccolo sono particolarmente plastici nella loro capacità di rispondere formattando non il proprio DNA, ma il proprio epigenoma nei primi 1000 giorni di vita. E da questo deriva tutto quello che noi stiamo cercando di studiare, diciamo, come programmazione alterata appunto in utero e nella prima parte della vita, che porta alle malattie croniche, obesità, diabete secondo giovanile, che tutti sappiamo essere una patologia in grande crescita e praticamente inesistente fino a pochi anni fa, disturbi del neurosviluppo, malattie immunomediate e purtroppo anche tumori infantili. Allora, l'argomento fino a un anno fa a me pareva quello veramente fondamentale anche per il futuro. Chiaramente da gennaio di quest'anno ci troviamo a dover anche riflettere su un altro problema, che è questa pandemia che purtroppo è arrivata. E adesso facciamo un attimo proprio il punto, visto che siamo probabilmente, credo che pochi di noi possano avere il dubbio, all'inizio di una seconda ondata. Io ho messo per questo tutti questi virus a disturbare la scena fin dalla prima diapositiva. Ho messo le ultime notizie che sono appena arrivate degli 11.000 casi in più e soprattutto dell'aumento dei casi, dei ricoveri e dei casi gravi. Vi sarà arrivata notizia che ci sono ospedali in Lombardia che stanno chiudendo perché sono pieni di virus. Ecco, questa è la situazione, dobbiamo cercare di capirlo. Un mese fa o poco meno abbiamo avuto il congresso, no, proprio un mese fa abbiamo avuto a Napoli, ovviamente anche questo in differita, il congresso nazionale della SIPS, e già allora, vedete che c'è qui Gianfranco Tajana, eravamo stati coinvolti a parlare di epigenetica, ma abbiamo premesso questo che adesso vedremo. Avevo già allora proposto di parlare anche della pandemia, anche perché, come si vede già in questa diapositiva, qualcosa sta già emergendo sul fatto che il virus comunque può interferire, se non direttamente sul feto, comunque in via indiretta tramite un'infiammazione materna. Ma di questo parlerò tra poco. Prima facciamo un attimo, dicevo, il punto. Quindi tutti d'accordo sul fatto, non tutti, ma tra di noi spero di sì, che questa pandemia è una pandemia annunciata. Io avevo scritto questo primo articolo ad aprile in cui ricordavo come le grandi pandemie del XX secolo fossero dalla spagnola, appunto, del 18-19, fino agli allarmi pandemici dell'aviaria nel 2000, 1997, 2002, 2004, appannaggio dei virus influenzali. Poi di colpo, tra virgolette, ma veramente di colpo, nel 2002-2003 è comparso il primo di una serie di coronavirus potenzialmente pandemici, il SARS-CoV-1, chiamiamolo così, poi il virus della MERS e poi appunto nel 2019 è comparso il virus di Wuhan. Tutto questo, nell'articolo iniziale avevo notato che ci sono
tre notizie, immediatamente si nota il divide tra le zone del lockdown e quelle non chiuse, cioè intendo dire in Cina immediatamente fu bloccata la pandemia, solo nella zona di Hubei ci sono stati 3.000 decessi. Vede. Mi sentite perché c'è qualche Ok, non si interferenza? vede. Ho capito. C'erano stati, dicevo, in Cina, i cinesi, ma non solo i cinesi, vedremo, Taiwan, tutti gli altri paesi asiatici hanno bloccato immediatamente con un lockdown molto energico, quindi c'è stato, ci si vede un divide molto netto tra la zona iniziale e il resto della Cina. Così tra i paesi asiatici che hanno subito fatto i lockdown e hanno subito bloccato l'epidemia, e invece i paesi occidentali che hanno perso almeno 2 mesi, perché adesso lo sappiamo, sappiamo tutti che in Italia il virus probabilmente circolava dall'inizio dell'anno, quindi siamo arrivati a fine febbraio e questo ha un valore molto importante per capire quello che sta succedendo, che probabilmente c'erano già in Italia decine, probabilmente di migliaia di casi anche importanti, e quindi quando abbiamo avuto i primi cluster è stato necessario ma tardivo arrivare a un lockdown. Questo lo si vede chiaramente, gli asiatici hanno bloccato l'epidemia subito, noi purtroppo abbiamo perso i primi mesi e poi purtroppo, come vedremo, abbiamo perso i secondi mesi, nel senso che se abbiamo perso i mesi di gennaio, febbraio e inizio di marzo, poi abbiamo di fatto, possiamo dirlo ormai, non utilizzato al meglio i mesi estivi, che erano quelli fondamentali per evitare una seconda ondata. E su questo adesso rifletteremo insieme. Questa immagine fa vedere come il lockdown ha avuto una grande efficacia, anche questa non tutti la condividono, ma a mio parere dubbi non ce ne sono. Le regioni del nord, soprattutto la Lombardia, che io qui non ho neanche messo perché era veramente molto diverso e poteva confondere le idee, l'enorme aumento della Lombardia, ma comunque Piemonte, Veneto, Emilia hanno avuto un aumento significativo dei casi. La prima ondata, come sapete, non ha riguardato il centro-sud e qui c'è poco da dire, cioè è stato fermato la diffusione del virus, ha funzionato il lockdown. Chiunque voglia fare altre analisi le faccia, ma a mio parere su questo punto grandi dubbi non ne abbiamo. Abbiamo anche dubbi, dico retrospettivamente, sul numero dei decessi, eccetera, ma è sempre più chiaro che almeno in Lombardia il numero dei decessi è stato superiore a quello stimato, a quello ufficiale, non inferiore. Per cui di fatto, e oltretutto sappiamo tutti che nella prima ondata hanno pagato un prezzo molto alto proprio molti nostri colleghi, circa 180 alla fine erano i colleghi deceduti e non sappiamo esattamente quanti infermieri. Ebbene, sta ricominciando il problema e per questo credo che sia importantissimo fare il punto oggi. Un altro dato importante, tutti lo sappiamo, era quello dell'età media. È vero che all'inizio vengono colpiti soprattutto gli anziani, poi in questo caso particolarmente, perché, come tutti sappiamo, questo virus si aggancia ai recettori ACE2 che sono in tutti gli endoteli, quindi i soggetti che hanno già una disfunzione endoteliale, quindi non solo gli anziani, ma per esempio gli affetti di diabete secondo e comunque che hanno un endotelio in cattivo stato, sono quelli che immediatamente pagano il prezzo più alto. Devo dire che questo harvesting da parte di epidemie che colpiscono inizialmente soprattutto e quasi soltanto i più fragili è un dato classico, ma purtroppo qualcuno parlava della spagnola, speriamo appunto di essere lontani da quel quadro, però sappiamo che la seconda ondata non è detto che rispetti questa regola. Andiamo al secondo articolo che avevo scritto, avevo ricordato, ma qui non ci fermiamo sicuramente sui dati, come le pandemie ci eravamo illusi che fossero storie del passato, ci siamo anche dimenticati che alcuni virus, per esempio il morbillo o il vaiolo, hanno fatto centinaia di milioni di morti, spesso qualcuno se lo dimentica, soprattutto questo circuito di negazionisti è spesso anche, come dire, sostanziato da antivaccinisti, che veramente credo che in questo momento farebbero bene a tacere.
anche in altri momenti, ma a questo punto soprattutto quello che dobbiamo di cui dobbiamo renderci conto è che da alcuni anni noi sapevamo quello che stava succedendo, non solo i cosiddetti virus hunters, i cacciatori di virus, ma in tutta la letteratura scientifica si diceva il regno, per dire, delle popolazioni aviarie portatrici dei virus respiratori, degli ortomixovirus influenzali, ormai ha lasciato il campo al regno di questo personaggio, che è il pipistrello. Perché è importante questo? Perché il pipistrello è vettore di moltissimi virus potenzialmente pandemici. Noi lo sappiamo, però lo abbiamo evidentemente dimenticato, ma la letteratura scientifica su questo è ricchissima. Ebola, Marburg, Nipah, Hendra e appunto questi famosi ormai bat coronaviruses di cui si parla dal 2003, ma soprattutto da 5 anni a questa parte. Perché il pipistrello è un serbatoio molto più pericoloso? Essenzialmente perché si trova nelle nostre città, nelle megalopoli di tutto il mondo, perché ha delle abitudini per cui è molto più vicino a noi, ma soprattutto perché è un mammifero. E quindi i suoi virus sono molto più simili e molto più facilmente passano dal pipistrello all'uomo perché agganciano più facilmente le vie aeree respiratorie. Allora, detto questo, e appunto non è mia intenzione entrare nei dettagli, è mia intenzione sottolineare come dal 2015, e qui siamo sulle scienze, quindi non è neanche un giornale di deep science, è già un giornale di scienza divulgativa, si diceva siamo alla vigilia di una pandemia. Perché? Perché nelle grotte cinesi dello Yunnan erano stati trovati già vari sottotipi di coronavirus molto simili a quello attuale, in grado di passare all'uomo, come vedete, senza bisogno di passare attraverso specie intermedie, come il cosiddetto pangolino, su cui secondo me io avrei molto da dire. Cioè, non esiste questo passaggio attraverso, non c'è la necessità di un passaggio attraverso un ulteriore animale. Lo sappiamo perché dal 2015 questi articoli su Nature fecero scalpore, venne fuori che ormai era possibile in laboratorio, e anche qui sottolineo, questo era il gruppo, era un articolo che rispondeva alle critiche su questo tipo di lavoro di trasformazione genetica in laboratorio di questi virus. Io condivido quello che era la risposta dei vari Barich, Lanzavecchia, eccetera. Se non si studiano questi virus nei laboratori controllati, è chiaro che ci sono altri che lo possono fare in laboratori di altro genere. Quindi, al di là delle polemiche, quello che era successo è che NextStrain, per esempio, questo è uno dei siti più famosi, già da 4 anni indicava l'evoluzione di questi virus. Uno li può facilmente andare a vedere. Sembrerebbe che questo BatCov-RatG13 sia il capostipite, vedete quei pallini rossi che vedete giù in basso, sono i virus che sono emersi nel 2019 nella zona di Wuhan, sono tutti molto vicini geneticamente, sono al 95-96% virus del pipistrello. Quindi grosso modo siamo lì, al di là delle polemiche più o meno assurde. Qualcuno è venuto fuori recentemente a dire il virus ha delle mutazioni che lo rendono meno pericoloso, non è vero. Il 90%, prima di tutto questi si chiamano questi virus che passano. Recentemente sono passati dall'animale all'uomo, si chiamano quasi specie, sono virus che continuano a mutare, accumulano centinaia, migliaia di mutazioni, ma l'unica confermata ormai dal momento in cui il virus è passato in Europa è una mutazione che rende il virus molto più contagioso. Questa è l'unica. Poi ci sono altre centinaia di mutazioni, la gran parte casomai lo rendono più aggressivo. Cioè più virulento, ma cosa significa? Questo un attimo lo dobbiamo sottolineare. Più contagioso e più virulento significa che il virus ha imparato ad adattarsi non solo ai recettori delle vie aeree, ma alle nostre cellule, perché come tutti sappiamo un virus ha bisogno di utilizzare le nostre cellule per replicarsi e per circolare attraverso il pianeta, quindi tende a fare le mutazioni adattative. Questo è un punto fondamentale perché il fermare la circolazione del virus non serve soltanto a ridurre la carica virale e i casi gravi, che come vedremo è fondamentale, ma serve anche a impedire al virus di continuare a circolare e accumulare mutazioni vantaggiose per lui e diventare molto più pericoloso per tutti. Questo
Questo sottolineiamolo perché quando si dice, ah beh, bisogna raggiungere un'immunità di gregge, si dice una gran stupidaggine. Non, veramente, insomma, non ha senso parlare di immunità di gregge in questo caso. L'immunità di gregge è un'immunità, in generale si dovrebbe usare questo termine essenzialmente per l'immunoprofilassi attiva vaccini, non per un virus naturale. Ma in questo caso, quando circola un virus che ha fatto da poco il salto di specie, se circolasse in maniera rapida, e lo abbiamo visto dove lo abbiamo lasciato circolare rapidamente, succede un pandemonio. Quindi non esiste, basta con queste stupidaggini, ormai lo sappiamo, ma lo sapevamo anche prima. Un biologo molto valido che studia anche, diciamo, un epidemiologo statistico, oltre che biologo come Bucci, ha fatto vedere più volte come la differenza, se si mette la gravità dei casi, non è cambiata in realtà. Grazie al lockdown sono diminuiti i casi. Ma c'è un grosso bias di campionamento, è quello che ha fatto l'unico dato che è facilmente comprensibile per capire quello che è successo. Cioè, inizialmente noi avevamo probabilmente 300.000 casi, di cui però non avevamo nessuna possibilità di valutare la quantità e l'entità, perché? Perché non c'erano i tamponi, non si tamponava, si andava a usare il tampone in maniera assurda solo ai casi gravi. Ma questo perché? Perché non c'erano, materialmente non erano stati preparati. Quindi la situazione gennaio-febbraio non è paragonabile a quella attuale o a quella successiva. Perché allora noi facevano i tamponi ai 20.000-30.000 casi gravi che c'erano, quelli erano la punta dell'iceberg. E il tasso di letalità era altissimo, ma era illusoriamente altissimo. La gravità della situazione è rimasta tale quale sul piano clinico. Se si mettono al numeratore i casi gravi e al denominatore i positivi, si vede che grosso modo da maggio in poi, vedete, la situazione non è cambiata. Quindi è un bias di campionamento e su questo continuare a sentire qualcuno che dice, beh, ma non ci sono casi gravi come allora, assolutamente non è vero. Science già a settembre fa vedere questo discorso, per cui i due picchi non sono paragonabili. Io non mi fermo, ma soprattutto sottolineava come in estate il virus continuava a girare, ma girava in un ambito totalmente diverso, cioè nei giovani. Nei giovani tutti sappiamo che non ci sono casi gravi, molti sono asintomatici, ma questo non ha fatto altro che prolungare le catene dei contagi. Poi a settembre, ottobre, ma lo dicevamo purtroppo. Siamo stati in questo abbastanza profetici, sapevamo che sarebbe successo. Questa l'abbiamo vista varie volte, ma è fondamentale. Ricordiamoci sempre che questo virus, quando si dice, ah, ma molti sono positivi, allora sono soltanto positivi. Prima di tutto, il fatto che ci siano tanti positivi è un aggravante sul piano epidemiologico, perché questo significa che molti positivi asintomatici fanno circolare il virus e noi non abbiamo possibilità di utilizzare facilmente strategie di contenimento, a meno che non c'è un campionamento e un monitoraggio assiduo, iniziale, come è stato fatto in Corea o in Cina, cosa che noi non abbiamo mai messo in campo. Noi avremmo dovuto fare il monitoraggio drammaticamente efficace fin dall'inizio e comunque sicuramente ad agosto e settembre, e non lo abbiamo fatto. Adesso è impossibile. Dobbiamo dircelo che è impossibile, continueremo a provare a farlo, ma quando ci sono 10-15 mila casi ogni giorno nuovi, non c'è la possibilità di andare a verificare i contatti. Ora, io a questo non voglio dire è necessario un lockdown a giorni, però a mio parere ci stiamo andando necessariamente, perché prima si fa un lockdown magari parziale, magari breve, però energico e immediato, e meglio è, perché in questi casi se si aspetta, fra 20 giorni è veramente di nuovo come marzo. Purtroppo i dati sono questi, qua si vede, tutti siamo d'accordo, la prima settimana non c'è il tampone positivo, poi il tampone positivo si comincia a vedere nel 75-80% dei casi è affidabile, anche questo continuo dilagare di notizie sul tampone che non è affidabile, insomma, veramente il tampone è necessario, è l'unico modo attualmente. Se ci fossero anche dei tamponi rapidi, facilmente utilizzabili, potrebbero essere utili, e però in seconda battuta ci vuole comunque la conferma col tampone.
E poi tutti d'accordo sul fatto che la sierologia non è sufficiente, perché io so di molti che hanno continuato a fare negli ultimi mesi, per loro decisione, la sierologia. La sierologia non dice molto, dice semplicemente, come tutti sappiamo, una memoria. Tra l'altro un po' particolare in questo caso, perché come vedete le IgM in questo caso partono quasi insieme alle IgG dopo 15-20 giorni. Comunque, tutte queste cose credo che a questo punto le dovremmo sapere tutti e dovremmo chiedere finalmente un confronto anche pubblico nelle sedi dovute per dare queste risposte, perché la gente capisca. Per esempio, la carica virale, questo è un lavoro ormai di 2 mesi fa, in cui si vede come la gran parte delle persone che sono decedute avevano una carica virale estremamente più alta delle altre. Si vede come i bambini spesso hanno una carica virale abbastanza alta, quindi sono contagiosi come gli altri, pur essendo del tutto asintomatici. Anche questo è Christian Drosten, uno dei virologi e uno degli scopritori del virus della prima SARS, in Germania, ed è stato anche forse uno dei motivi per cui la Germania, perché Drosten fin dall'inizio è stato messo a dare un po' una supervisione, l'Istituto Koch ha fatto il suo dovere. Allora, Science ai primi di settembre si chiedeva: è probabile, è possibile che ci sia una seconda ondata? Si può fare qualcosa? E io avevo scritto il terzo articolo, ho cercato di farlo, di diffondere questo tipo di considerazioni, in cui dicevo: prima di tutto, a questo punto siamo quasi ai dati dell'asiatica, perché già eravamo intorno all'inizio di ottobre, eravamo intorno al milione e poco più di morti. Quindi bisogna monitorare da ora in poi tutti i casi, ed ecco qui i dati ultimi, questi sono di 2 giorni fa, siamo arrivati a 40 milioni di casi, 1.130.000 sono i morti. Anche qui, io lo dico, facciamo un attimo mente locale. Il tasso di letalità è ancora del 2,5%, non ha senso, e ci sono virologi più o meno importanti che adesso continuano a dire abbiamo un tasso di letalità dello 0,3, perché considerano tutti i positivi asintomatici. Da sempre quello che è il calcolo dell'indice di letalità si fa fra i casi sintomatici e i deceduti. Perché altrimenti tutti i tassi di letalità del passato verrebbero a non servire a nulla. Quindi noi abbiamo attualmente, sui dati che abbiamo a livello mondiale, un tasso di letalità del 2,5%, che non è un tasso da poco. Siamo d'accordo che ci sono moltissimi positivi altri, probabilmente asintomatici, non riconosciuti, ma questo non deve fuorviare. Ecco qui il numero cumulativo dei casi, come è andato ad aumentare. Tutti sappiamo che dove abbiamo lasciato circolare il virus, quindi Stati Uniti, Brasile e India, per motivi diversi, soprattutto per motivi, diciamo, di strategia sbagliata nel caso degli Stati Uniti, probabilmente per impossibilità di adottare delle misure di contenimento in altri paesi. È parallela, come vedete, è il numero dei morti, cioè il numero dei morti è in ultima analisi abbastanza correlato col numero dei casi, perché siamo lì. È vero che noi abbiamo avuto un tasso di letalità potenzialmente uno dei più alti del mondo, ma perché non abbiamo potuto inizialmente valutare i casi numericamente, quantitativamente. Vediamo come il numero dei casi cumulativi Europa e Stati Uniti tendono a essere molto simili via via. C'è stato un periodo in cui l'Europa inizialmente era cresciuta di più, adesso sono veramente in parallelo. Non parlo delle Americhe, dove ci sono state infinitamente più casi. I soli Stati Uniti sono grosso modo paragonabili come casistica all'Europa. Questo lo dico anche perché molti dicono: ah, gli Stati Uniti sono immensi, quindi tutto sommato negli Stati Uniti non è andata così male. No, out. Gli Stati Uniti sono immensi, 7-8 milioni di chilometri quadrati, ma hanno una popolazione di 340 milioni di abitanti, quindi non sono così immensi, e soprattutto vanno paragonati casomai all'Europa intera, e in questo caso, come vedete, la situazione molto simile. Guardate anche come è leggermente in aumento il numero dei casi gravi un po' in tutto il mondo. Anche qui
Basta vedere i dati, però è dai dati che dobbiamo partire. Vedete che anche le morti giornaliere con una oscillazione, perché durante l'estate. Audio. Dicevo, durante l'estate, visto che i due grandi epicentri erano Europa e Stati Uniti e poi Brasile, c'è stata una leggera flessione, ma vedete che tutto sommato il numero dei morti è rimasto abbastanza alto quasi sempre, tranne forse a giugno. Insomma, questa è la situazione. Qui non mi soffermo perché insomma, è un'immagine che si commenta da sola e speriamo che possa servire. Ecco, ultimamente è venuta fuori una storia che verrà nei prossimi giorni accentuata, cioè questa storia del virus da laboratorio. Ovviamente il virus cinese, come dice il nostro eroe, che qui è in figurazione narcisistica pura. Allora, questo, diciamo così, sul piano scientifico, noi non possiamo dire ancora molto su questo virus. È sicuramente è un coronavirus del pipistrello. Lo sappiamo che dal 2015 ci si lavora in tutto il mondo ed è inutile scandalizzarsi. Non sappiamo se è venuto fuori da situazioni del tutto naturali, perché potrebbe anche essere, perché forse non tutti lo sanno, ma incidenti di percorso in questi casi, veramente rilasci non intenzionali, sono purtroppo abbastanza frequenti. Ovviamente altro è dire c'è un paese, in questo caso ovviamente la Cina che viene accusato, che lo ha costruito in laboratorio per fare la guerra al pianeta. Capite che siamo veramente al delirio, ma è estremamente pericolosa questa ipotesi. Ecco, per finire questa introduzione, vi dicevo che Contayana, che come saprete è un embriologo molto valido, è uno dei pochi embriologi molecolari che abbiamo in Italia. Abbiamo cominciato a vedere che in letteratura non è stata lungamente negata la possibilità che il virus passi la placenta, disturbi il feto, però è chiaro che invece una serie di fattori che fanno pensare che effetti del virus sia sulla madre e indirettamente quindi sull'utero e sul feto ci sono già, c'è un aumento di casi di preeclampsia, ci sono sicuramente molti feti e quindi molti neonati che nascono con sofferenza da madri che hanno una sintomatologia anche non grave, per cui che il virus possa favorire per esempio la nascita sottopeso, e questo è fondamentale per quello che diremo tra poco sull'epigenetica, questo è già stato evidenziato, ma soprattutto dobbiamo ricordarci che molti virus agiscono in maniera indiretta, e cioè sono le citochine che vengono provocate dallo stato infiammatorio legato al virus che in ultima analisi disturbano, per esempio, e su questo torneremo tra poco, per questo dicevo c'è un aggancio con l'epigenetica. Perché le citochine e altre molecole segnale sono fondamentali nel disturbare eventualmente il neurosviluppo, cioè praticamente la migrazione delle cellule e la sinaptogenesi nelle fasi fondamentali del neurosviluppo. E questo è proprio uno dei due argomenti fondamentali che erano previsti. L'ultima cosa, ma veramente l'ultima, sul virus, è chiaro che il virus potrebbe addirittura interferire sui gameti. Per altri virus questo è stato dimostrato, per ora noi non sappiamo molto, ma ci sono alcuni lavori molto trascurati di nicchia, ma importantissimi, per esempio Corrado Spatafora, che è stato a lungo all'Istituto Superiore di Sanità, poi al CNR, poi è tornato all'istituto, con uno dei maggiori genetisti al mondo, che io ho avuto veramente l'onore di conoscere tanti anni fa, che è stato uno di quelli che veramente mi ha fatto capire quello di cui parleremo tra poco, Jim Shapiro, sta studiando il modo in cui, altro che barriera di Weismann, ma appunto questo ne parleremo tra poco per l'epigenetica, i gameti sono non solo esposti a tutto quello che c'è in ambiente e che può raggiungerli, ma hanno la necessità e la capacità di reagire modificando il proprio assetto epigenetico. Quindi questo fa capire, e lo vedremo adesso proprio per esempio per i disturbi di spettro autistico, come il fatto che il ruolo del padre, per esempio,
l'esposizione degli spermatozoi paterni sia stato enormemente sottovalutato nelle patologie è un dato significativo e i virus, dicevo, potrebbero avere un ruolo anche in questo. Allora, io se siete d'accordo vado avanti, spero che non sia stato troppo faticoso, poi se c'è da riflettere, non mi fermerei adesso a riflettere o a fare delle domande, se preferite sì, voglio dire come preferite Alberto, se volete che già riflettiamo su questa prima parte io mi fermo, altrimenti agganciamo la parte più specifica sull'epigenetica e poi chi vuole, se vogliamo fare delle riflessioni critiche, delle domande, disponibili. Come preferite voi? Io aggancerei alla parte finale, cioè andiamo con. Alberto, molto sinceramente, parte finale, voglio dire, quella che abbiamo fatto è la parte iniziale, la parte cosiddetta finale, cioè la seconda parte, è molto ampia, lo dico prima, e posso anche farne solo una parte, dipende dalla vostra, perché questa che adesso vediamo è proprio veramente l'introduzione al tema, che cos'è l'epigenetica, che cos'è la teoria delle origini fetali, delle malattie croniche e soprattutto in che modo tutti i fattori che abbiamo sempre trascurato, che noi chiamiamo inquinamento ambientale, stress materno, tutto quello che vogliamo, letteralmente interferisce con la programmazione del feto e gli effetti si possono vedere addirittura per generazioni. Quindi è un tema talmente ampio. Io soprattutto vi proporrei la parte centrale di questa tematica, che è proprio il modo in cui è disturbato ormai da decenni quella fase essenziale del neurosviluppo che è la costruzione delle reti neuronali, perché lì veramente dobbiamo fare il punto. Quindi io vi proporrei questo. Io introduco il tema, vi faccio, cerco di far capire per come posso, che la problematica è immensa, ma è veramente un capitolo che nei prossimi anni il ginecologo, il neonatologo, il pediatra, il neuropsichiatra infantile dovranno affrontare insieme, perché, come cercherò di far vedere, questa transizione epidemiologica, questo aumento di tutte queste patologie probabilmente non solo può essere compreso in questo modo, con questi meccanismi, ma potrebbe essere anche ridotto, voglio dire, questo continuo aumento di patologie croniche, infiammatorie e tumorali, se si fa attenzione a questi primi 1.000 giorni. Quindi è una tematica molto ampia e io cerco di inquadrarla. Vado molto rapidamente, quindi, e poi casomai, se qualcuno ha dei dubbi, ci ritorniamo. Allora, molto rapidamente, questa era la prima diapositiva del primo congresso mondiale sulle origini epigenetiche, embrio-fetali delle malattie. È stato a Londra 3 anni fa e io avevo proprio questa relazione in cui cercavo di dire che le pandemie attuali non sono genetica. Non sono legate a mutazioni o polimorfismi del DNA, ma sono su base epigenetica. Allora, come lo spiegavo? Prima di tutto facevo vedere, a partire da questo famoso articolo di un immunologo sul New England Journal of Medicine, che nel giro di 40 anni tutte le patologie acute e immunomediate sono andate a diminuire, ma sono andate ad aumentare tutte le malattie croniche, infiammatorie, immunomediate. E soprattutto anche patologie endocrino-metaboliche e neurodegenerative del neurosviluppo. C'è una possibilità di spiegare tutto questo? Ecco, su queste io corro. Guardate l'obesità, 1985, 1987, 1989, 1991, 93, 95, 97, 99, 2001. Perché ve le ho fatte correre? Perché è importante vederle così. Negli Stati Uniti si è passato da un tasso di prevalenza di obesità dell'8-10% al 34% nel giro di 30 anni. Ora, chiaramente, si può immaginare che sia genetica questo? Chiaramente no, ma non si può neanche dire che siano stili di vita, perché l'aumento maggiore è nei bambini. L'aumento maggiore non è legato a un accumulo di grassi nel tessuto adiposo, non ha niente a che vedere col sovrappeso. Per noi pediatri l'obesità era una patologia rara su base genetica, vi ricordate la Prader-Willi del famoso Fanconi di 50 anni fa? Ebbene, l'obesità cresce soprattutto nel bambino e cresce nelle prime età. Noi sappiamo che adesso 10-12% dei bambini sono obesi,
ma obesi significa che hanno un'endocrinopatia sistemica in cui ipotalamo, ipofisi, surrene, tessuto adiposo e tessuto muscolare non funzionano e non comunicano come dovrebbero, in cui c'è il microbioma alterato, in cui c'è un'infiammazione cronica, in cui c'è l'insulino resistenza giovanile, eccetera, con aumento del diabete secondo. Ora, tutto questo con Lucia Migliore, che è l'ordinario di genetica, già una decina di anni fa, e questa è una review che avevamo scritto nel 2014, è collegabile, sì, ma è collegabile appunto all'epigenetica, nel senso che quel feto si programma in maniera diversa da come dovrebbe, addirittura i suoi gameti vengono disturbati in questa fase. Quindi cosa significa? Che di colpo, tra virgolette, appare quello che è un problema transgenerazionale, nel senso che il programming fetale disturbato si manifesta dopo 30-40 anni nel feto che vedete e nei suoi figli e nei suoi nipoti. Questo è un dato ormai acclarato e questo in buona parte è legato al disturbo da parte di sostanze mimetiche, per esempio i cosiddetti interferenti endocrini, in tutte le catene alimentari. Lo stesso discorso però vale per esempio per molte allergie, per esempio il fumo di sigaretta, ma come vedremo anche l'inquinamento atmosferico, disturba la programmazione del sistema immunoinfiammatorio del feto. E così addirittura questa immagine che può sembrare eccessiva ci dice che le patologie cronico-ostruttive del polmone dell'anziano sono patologie embriofetali. Sempre per lo stesso motivo, comincio io, come vedete, vi enuncio una serie di dati che abbiamo accumulato, c'è una letteratura sterminata su questo. Questo per esempio è la gluten sensitivity, tutti sappiamo che la celiachia è una malattia immunogenetica, quindi genetica vera, nel senso che ci sono i polimorfismi sul cromosoma 6, sistema maggiore di istocompatibilità, il DQ2, il DQ8, eccetera, eccetera. Ebbene, la celiachia non aumenta quindi, ma aumenta la gluten sensitivity per motivi non genetici, ma epigenetici, che sono legati all'alterata permeabilità della parete intestinale, che è continuamente sotto attacco, per cui c'è un ecosistema microbico alterato, il leaking proteico, eccetera, eccetera. Epigenetica, non genetica, quindi. Ma i due ambiti che stiamo 25 anni ormai studiando più a fondo sono il campo, che non avremo il tempo di fare oggi, perché se volete dedichiamo veramente un incontro a questo, l'ambito dei tumori infantili, perché vedete dalla fine del secolo scorso, con Renzo Tomatis, che era il nostro direttore, era anche il direttore scientifico della IARCA, avevamo già raccolto tantissimi dati sul fatto che il cancro aumenta soprattutto nei primi 2 anni, soprattutto nel primo anno di età, ma aumenta in tutta Europa in maniera significativa. E anche qui significa non il vecchio modello dell'accumulo di mutazioni stocastiche del DNA, quindi un incidente genetico non tiene. Qualcosa che avviene nella prima fase della vita, per cui si sprogrammano, questo è Lancet nel 2018, che conferma i dati di questo che è stato che è il più grande studio epidemiologico di tumori. Detto questo, parliamo di un aumento nel giro di pochi anni, di 20-25 anni, del 40-50%, ma non aumenta la leucemia common, aumentano le mielomonoblastiche, le mielomonocitiche, aumentano i neuroblastomi, aumentano i rabdomiosarcomi, eccetera. E lo stesso discorso vale per i tumori giovanili e non aumentano tanto quelli classici, diciamo il carcinoma mammario o quello polmonare, ma tantissime altre forme tumorali. Allora, tutto questo chiaramente va spiegato, non può essere la vecchia genetica. Questo discorso vale soprattutto, e ci soffermeremo oggi soprattutto su questo, per quello che è il sistema nervoso centrale, cioè sia le malattie neurodegenerative, per esempio l'Alzheimer. L'Alzheimer prima si pensava, fino a 20 anni fa, è legato all'aumento dell'età media, come per il cancro, assolutamente no. Nelle autopsie di 40-50 anni fa l'Alzheimer era una malattia rarissima, nelle autopsie attuali si pensa che grosso modo in Italia si ha oggi circa 1.200.000 casi di Alzheimer. Ecco, stiamo parlando di questo e questo è avvenuto in pochi decenni. Quindi che cosa avviene? Avviene, come vedremo, se ce la facciamo, che purtroppo si accumulano proteine alterate, proprio il folding proteico alterato, per dei motivi che sono tutt'altro che legati alla genetica. È tutta epigenetica. Ma in particolare, appunto, io oggi mi soffermo su questo perché il campo
direi dove è più evidente la differenza tra la genetica classica, sequenziale, lineare degli errori del DNA e l'epigenetica, cioè il grande campo dei disturbi del neurosviluppo. Questo è Lancet. Nel 2006 un pediatra e un epidemiologo sottolineano come c'è quello che si può, è stata definita una sorta di pandemia silenziosa. Notare il titolo un po' provocatorio, loro associano questo aumento continuo di disturbi del neurosviluppo, in particolare di spettro autistico, alla tossicità ambientale dei residui industriali. Quindi, insomma, è un articolo che però arriva su Lancet, e il dato è questo, eclatante: dal 96 al 2007 questo è il trend di aumento dell'autismo, degli studi di spettro autistico. I dati fanno, negli Stati Uniti si parla di un bambino, grosso modo qua si parla di 15.000 diagnosi nel 92, di 163.000 diagnosi nel 2003, ma guardate, è sicuramente un aumento diagnostico, ma è anche un aumento di casi. Guardate per esempio in questo grafico, qui è l'aumento dei disturbi di spettro autistico, in basso c'è l'aumento dei disturbi in generale, delle disabilities in generale. Quindi è proprio lì che dobbiamo andare a capire cosa sta succedendo. Questi due grafici mostrano, come già abbiamo visto, che come per l'obesità l'aumento, e come per i tumori, l'aumento è soprattutto dalla fine degli anni Ottanta ed è rapidissimo, è veramente un aumento esponenziale. I dati dei CDC di Atlanta sono: da un bambino su 1500 40 anni fa, ma anche su 2000 in Italia, a un bambino su 68 con disturbo di spettro autistico. Nel frattempo i due autori, ovviamente criticati, vengono fuori sul Lancet Neurology, confermano in pieno i dati e dicono: nelle zone in cui c'è particolato ultrafine, metalli pesanti, traffico veicolare e pesticidi, noi abbiamo un raddoppio del raddoppio. 2014, Lancet Neurology. A questo punto CDC di Atlanta confermano e dicono: siamo ormai arrivati a 1 su 59, e Pediatrics, che tutti conoscete, dice: grosso modo, una grande inchiesta, 1,5 milioni di bambini, 1 su 40 ha questa diagnosi, disturbo di spettro autistico. Quindi non è possibile che in 40 anni ci sia stato un aumento di 50 volte, ma stiamo parlando di qualcosa comunque di drammatico. Ora, non credo che questi dati siano noti a tutti. È pazzesco che sono anni, veramente posso dire 20 anni, che cerchiamo di lavorare su questo e di dimostrare che è tutta epigenetica, come adesso vedremo, e noi continuiamo a leggere articoli. Guardate che non vale solo per l'autismo, vale anche per la ADHD, per i disturbi ossessivo-compulsivi, in parte per i disturbi dell'umore. Per esempio, la depressione giovanile negli Stati Uniti è cresciuta moltissimo. Ebbene, tutto questo chiaramente viene ancora descritto non sul giornale originario, non sull'articolo originario, ma nei giornali scientifici divulgativi si legge New Genetic Risk Factor, e poi ancora 2017 New Genetic Signature. Notare che nell'articolo c'è scritto De Novo Mutation. Perché? Perché è totalmente diverso dall'idea della vecchia genetica lineare, per cui la mutazione è più o meno, come dicevamo nel cancro, anche qui stocastica, ereditaria. Qui non stiamo di fronte a questo, siamo di fronte a delle epimutazioni, cioè delle piccole modifiche che si convertono poi nel tempo. Per esempio, molte sono delle duplicazioni di sequenza, ovvero delle piccole delezioni che si trovano nel bambino, ma non nei genitori, e come vedremo, spesso si trovano per esempio nei gameti paterni. Quindi epigenetica prima e poi genetica, e comunque de novo mutation. Quindi questi articoli un po' eclatanti, in cui si dice, essendo ereditabile, essendo che c'è una familiarità, vuol dire che in buona parte è genetica, scusate, veramente non sono più accettabili. Allora, a questo punto entriamo proprio nella fase, diciamo, più centrale del discorso. Come dobbiamo spiegarcelo questo cambiamento radicale di modello, da quello lineare, per cui l'errore nel DNA provoca le malattie, che era un po' la base di Progetto Genoma, a questa nuova visione per cui noi non abbiamo nel DNA un programma di costruzione definitivo, ma abbiamo solo un database. Questo database, che è quasi molto simile in tutti noi, è il DNA, ma poi nella prima fase della vita, vedete, le parole sono environment, quindi ambiente, informazioni che arrivano attraverso la madre in utero al feto,
E quindi fetal programming, capacità del feto, ma anche necessità del feto, di programmarsi epigeneticamente per tutta la vita, trilioni di cellule che si devono programmare il proprio epigenoma, nel periodo di massima plasticità, vedete il punto 4, questo fa capire come quel soggetto non è per niente vittima di errori genetici, di mutazioni e neanche del suo mangiare o bere troppo. Lui già nasce con una programmazione alterata. Perché i suoi genitori e i suoi nonni, come poi non avremo modo oggi di entrare nei dettagli, però è così, in tutti gli studi sta emergendo questo, si sono andati progressivamente sprogrammando. Lui si è sprogrammato in utero, ovvero addirittura i suoi gameti. Quindi nasce già con un doppio di adipociti, con un ipotalamo che non risponde ai segnali, con un'ipofisi che non funziona come dovrebbe, col tessuto adiposo alterato, eccetera, eccetera. Quindi di fatto lo si può aiutare, ma non si guarisce da una patologia come questa. Quindi, in ultima analisi, questo cosa significa? Punti numero 6 e numero 7, che questa transizione epidemiologica è legata alla teoria delle origini fetali delle malattie, non c'è, questo è il concetto finale, cambiamento del nostro fenotipo, è sintetizzato in quell'ultima frase che vedete in basso, che non sia indotta dall'ambiente, dove ambiente è tutto ovviamente, è nutrizione, esposizione all'aria che respiriamo, stress materno-fetale, questo è l'ambiente, quindi indotta dall'ambiente, condizionata dal DNA, il DNA è solo predisponente, ma soprattutto modulato dall'epigenoma. Vedremo cosa significa questo, ma già capiamo che significa 100% genetica, 100% ambiente, ma soprattutto 100% la modifica del software epigenetico. A questo punto dobbiamo proprio vederlo che cos'è questo software epigenetico. Soprattutto, cosa avviene in quella fase fondamentale che è l'ontogenesi embrio-fetale? Che cosa significa che il programming è disturbato? Allora, a mia conoscenza, questa rivoluzione nasce alla fine del secolo scorso, quando abbiamo avuto modo di partire da questo articolo. Adam Wilkins è un grande biologo molecolare, poi siamo diventati amici. Su Bioessays, notare questa data è fondamentale. 96-97 scrive un articolo fenomenale, due paginette, e dice: ma come mai la biologia non riesce a fare il salto che ha fatto la fisica? E continuiamo a ragionare in termini lineari. Su Nature Biotechnology risponde Richard Stroman, un grande altro biologo molecolare purtroppo scomparso, e dice: ha ragione Adam. Noi continuiamo a pensare in termini lineari, noi continuiamo a utilizzare il vecchio, perché ormai dobbiamo definirlo così, eppure lo insegniamo in tutte le università del mondo, dogma di Crick. L'informazione va dal DNA all'RNA alle proteine, but never backwards. Ce l'hanno insegnato e continuiamo a credere che funzioni così. Non funziona così. Questi sono dogmi e sono dogmi pericolosi. La barriera di Weismann non esiste. Il gamete, come abbiamo detto, è assolutamente esposto come tutte le altre cellule. Il dogma di Crick, ora vedremo, è fondamentalmente non vero, è solo un piccolo pezzo di un discorso sistemico molto più complesso. E perfino il dogma di Darwin, o meglio del neodarwinismo, secondo cui il tutto si trasforma per mutazioni casuali del DNA, non è vero. E non è una cosa da poco, perché per esempio noi interpretiamo l'antibiotico resistenza sul piano del modellino di Darwin come alcune mutazioni casuali del DNA selezionate. Assolutamente no. I batteri tra di loro si trasferiscono sequenze geniche. Noi stiamo favorendo un'evoluzione indiretta rapidissima nel mondo dei microrganismi da 30 anni perché li bombardiamo e quelli sono in grado di trasferirsi pezzi di genoma. Capite che è totalmente diverso. Stesso discorso per il cancro. L'idea della cosiddetta somatic mutation theory, per cui ci sono delle modifiche casuali che vengono premiate nei 20, 30, 40 anni, è assolutamente non vero. Il cancro sta aumentando nei bambini piccoli proprio per motivi altri. Non possiamo entrare nei dettagli, ma in ultima analisi, molto prima di avere le mutazioni del DNA, il cancro è un tessuto che cerca di adattarsi, di trasformarsi, di reagire a un vero e proprio bombardamento. Allora, su questa base dobbiamo veramente cambiare, capite che il discorso è fondamentale, per questo va fatto un po' nella sua interezza. Il problema è o noi cambiamo modello e capiamo che tutto quello che entra nell'ambiente, in questo caso perfino il virus,
agisce come trigger e può disturbare, per esempio, la programmazione genica di un tessuto, di un organo, dell'intero organismo, ovvero continuiamo a ragionare come questo signore che cerca l'errore del DNA. L'errore del DNA non esiste come tale. Esistono le mutazioni, ma sono una piccola parte del discorso. Guardate, questo è il cromosoma. Noi lo vediamo in questa immagine che sembra veritiera, non è veritiera, perché qui vediamo il cromosoma 1, che come tutti sapete è il più grande. Ebbene, c'è scritto il cromosoma 1 ha 1700 geni, ma dov'è l'inganno della figura, tra virgolette? Perché questa figura è sbagliata? Perché ci porta a pensare che i geni siano la parte fondamentale del genoma, invece no. I geni sono l'1,5%, cioè un 98,5% del genoma che non è sequenze codificanti proteine e che è probabilmente la parte più importante. Quindi, ma questo lo abbiamo capito da Progetto Genoma, quindi quelli che dicono Progetto Genoma è stato un fallimento, assolutamente no, non ha risposto alle domande sbagliate che erano state poste. Abbiamo continuato a trovare centinaia, migliaia di geni associati alle patologie croniche, ma non erano la causa, non sono la causa delle patologie croniche, quindi è la domanda che è sbagliata. Abbiamo visto... Non mi soffermo su ognuna, ma dico molto rapidamente. Abbiamo visto, per esempio, che il genoma dei mammiferi è molto piccolo, spesso rispetto, per esempio, a quello dei protozoi, cosa che non era minimamente attesa. Abbiamo visto che noi abbiamo un numero di geni che tutto sommato è abbastanza simile a quello di un verme, di un micron che si chiama Caenorhabditis elegans, e che le piantine di riso orzo hanno il doppio dei nostri geni. Capite che già stiamo cominciando a capire che questa è una vera e propria rivoluzione. Non si può più studiare in modo riduzionista e genecentrico. Il genoma è tutt'altro. Qui, per esempio, si vede come il junk cresce durante l'evoluzione, la filogenesi. Metà del nostro genoma è formato da sequenze mobili, che hanno un ruolo fondamentale. Addirittura Jim Shapiro, quel grande genetista di cui accennavo prima, dice che il genoma è in grado di fare natural genetic engineering, cioè si modifica continuamente usando le sequenze mobili. Allora capite che è un modo totalmente diverso, non più lineare, non più riduzionista, non più, ma sistemico di considerare tutto, ma anche sui giornali più tecnici. Questo è Genome Research, che nel 2007 si chiede, ma a questo punto, in Progetto Genoma seconda fase, in CODE, ha senso ancora parlare di gene come sequenza codificante la proteina come parte fondamentale, quando noi sappiamo che da ogni gene si formano migliaia di proteine diverse, perché c'è lo shuffling, perché c'è lo splicing alternativo, perché c'è l'editing, eccetera. Bisogna riconsiderare tutto. Ora capite qual è il problema. Per un pediatra che deve in qualche modo cambiare, deve avere un'idea di questo, perché se ancora pensa che la genetica definisce il fenotipo e che l'errore genetico è causa dell'obesità o del diabete o della schizofrenia o dell'epilessia o del cancro, e non può capire quello che sta succedendo. Per cui nel suo studio vede a questo punto sempre più frequentemente patologie croniche che prima non esistevano. Ma perché è importante? Perché, come vedremo, possiamo fare moltissimo a questo punto, perché qualcuno ha detto la genetica scrive a penna, è scritta a penna e non si cambia. L'epigenetica è scritta a matita, quindi noi possiamo fare moltissimo. Lo vogliamo finalmente utilizzare questo nuovo modello? Ma dobbiamo utilizzarlo nella sua interezza, per cui l'ambiente in qualche modo è importante quanto il genoma, induce il genoma nel suo software soprattutto a modificarsi continuamente. A questo punto ecco la figura che fa vedere Stroman, non più un DNA, una molecola lineare che non esiste, in cui le sequenze codificanti sono fondamentali. I geni, come c'è scritto qui, lo sintetizzo, hanno bisogno che gli si dica cosa devono fare. Si accendono migliaia di geni, si accendono e spengono dialogando tra di loro, è un intero sistema. Appunto, la parola è questa, è sistemica. E come lo fanno? Attraverso la regolazione epigenetica. A questo punto siamo nel cuore del discorso. Se questi sono i cromosomi e noi ce li immaginiamo ancora 2 metri di DNA iperavvolto, e vediamo quella figurina in cui quel pezzetto di DNA è aperto
quello che una volta si chiamava eucromatina. Ebbene sì, è vero, esiste questo, ma cosa significa? Significa che ogni millisecondo, ogni cellula, quindi trilioni di cellule, producono, aprendo il proprio DNA in un punto specifico, migliaia, milioni di proteine, di RNA minori, eccetera. Allora, tutto questo come avviene? Non avviene perché il DNA comanda e sa già tutto, ma perché riceve le informazioni. Quindi le informazioni che gli diamo sono importantissime per spiegare quello che succede. Il DNA forma, è iperavvolto attorno a queste proteine che vedete, quegli ottameri, quelle palline, diciamo, che sono gli stoni, però la cosa fondamentale è che gli stoni non solo sono lo scheletro del DNA, ma hanno un ruolo importantissimo. Il DNA produce una serie di enzimi, come vedete, le ston acetilasi, le ston metiltransferasi, le ston deacetilasi, che vanno a posizionare continuamente sul DNA dei gruppi metilici e acetilici che dicono al DNA: apriti, chiuditi, esprimiti, fatti riparare, cambia questa parte. Capite? Allora, questo sistema, che è di una complessità pazzesca e che noi adesso semplicemente vediamo nella sua essenza, vedete, per esempio, immaginatelo così: il DNA, metri di DNA che in ogni punto vengono marcati in maniera diversa, nel senso che gli stoni, vedete, sono gli stoni repressivi, questi sono gli stoni attivi, facilitanti l'espressione. Allora, che cosa avviene? Che ogni volta che noi respiriamo, che noi mangiamo, che noi corriamo, eccetera, una parte di marcature di queste molecole cambia. Cambia sugli stone nono, sugli stone terzo, in posizione 9 dove c'è una lisina, viene metilata, acetilata, milioni di trasformazioni. Ecco qui, sono 4 alla 19 le possibilità di metilazione delle lisine, per dire la enormità di questo sistema. Quindi la gran parte del DNA inoltre non produce le proteine, che sono l'1%, l'1,8%, ma produce questi RNA minori benedetti, questi microRNAs, che in realtà sono dei piccoli ingegneri che cambiano continuamente il gioco. Ogni volta che noi mangiamo, se noi ci muoviamo a sufficienza, se noi viviamo in un ambiente pulito, se noi abbiamo emozioni più o meno sane, ebbene, tutto questo funziona bene, ma se c'è qualcosa che disturba questa macchina comincia a incepparsi. Ecco che le patologie non hanno niente a che vedere con errori del DNA, ma sono il prodotto di questo macchinario disturbato. Quando soprattutto? E direi che facciamo questa parte e poi ci fermiamo. In quel periodo fondamentale, quello di massima plasticità, che è l'embriogenesi e diciamo in generale lo sviluppo fetale e i cosiddetti primi 1.000 giorni. Primi 1.000 giorni vanno dallo zigote al compimento del secondo anno. Qui è un topolino, ma ovviamente è la stessa cosa per un organismo umano. E cioè lo zigote produce 2, 4, 8, 16, 32 milioni, trilioni di cellule, tutte con lo stesso DNA, ovviamente, che è quello dello zigote. L'enorme differenza tra i tripi cellulari, tra il modo in cui sul piano morfofunzionale sono diversificati, qui vediamo un linfocita e un neurone, ovviamente la cellula iniziale, totipotente, poi quelle multipotenti, il neuroblasto e il linfoblasto, sono identiche. Hanno lo stesso DNA, grosso modo, poi però via via ricevono informazioni a secondo del punto in cui si trovano e comunicano tra di loro. E ogni informazione, per esempio, per il linfocita significa spegni, metila quello che non serve a formare anticorpi, e sui cromosomi 2, 14 e 22 si formano invece, si attivano delle aree che servono a fare le immunoglobuline. Punto. E sarà per sempre così. La cellula è differenziata. Il neurone, ovviamente, è tutt'altro. Il neuroblasto è identico all'infoblasto inizialmente, e adesso lo seguiamo nel suo percorso. Parte dal centro del cervello, dalle aree di neurogenesi, e comincia a ricevere informazioni. All'età di 0 anni, cioè il neonato, c'ha già in posizione, nella sola corteccia, quindi una lamina sottilissima, 30 miliardi di neuroni, ognuno collegato mediante 1000, 2000, 10.000 sinapsi con gli altri. Ora capite la complessità pazzesca di tutto questo, non c'è scritto nulla di questo nel DNA. Ora, questo è il punto, capite? Dove si forma e come si formano queste reti neuronali che sono il nostro connettoma, cioè che siamo noi? Si formano qui, nella prima fase della vita. Questo è il lavoro che stiamo portando avanti con
Gianfranco Tajana, e questo io direi, facciamo questo e poi ci fermiamo. Guardate perché l'epigenetica è fondamentale, perché basta vedere queste figure per capirlo. Noi abbiamo le cellule staminali in ogni tessuto, in questo caso vediamo nel sistema nervoso, come tutti sapete, in ogni nicchia le cellule staminali devono differenziarsi, devono diventare in questo caso o neuroni o glia. Come avviene la differenziazione? Tutta epigenetica, nel senso che le cellule devono cominciare a proliferare, a migrare, a differenziarsi e tutto questo avviene per segnali epigenetici ed ecco le citochine. Vedete perché vi dicevo le infiammazioni, in particolare adesso un virus, ma dico in generale, sono pericolose nel periodo per esempio fetale, quindi materno-fetale, perché le citochine, come gli ormoni, come altri fattori di crescita, sono fondamentali in questa fase della vita perché vengono utilizzati dalle cellule come segnali, morfogeni. Sono le cellule, sono i segnali che dicono alle cellule come devono differenziarsi. Come avviene il differenziamento? Mediante quelle modifiche epigenetiche degli istoni e della sequenza che abbiamo visto prima. Se noi vogliamo immaginare questi miliardi di neuroni che migrano all'inizio della nostra vita, quindi nel feto, a partire dai primi giorni e poi soprattutto nella fase galoppante della neurogenesi e della costruzione delle reti neuronali dopo il secondo mese, ebbene ce li dobbiamo immaginare così. Un grande neuroscienziato ha detto: è come se avessimo miliardi di ragni che corrono, hanno un sistema di navigazione interno. Devono rispondere a dei segnali ben precisi, comunicano continuamente tra di loro, migrano, tutto quello che disturba questo dai campi elettromagnetici, lo dico subito così, per intenderci, alle sostanze chimiche che non dovrebbero essere come i pesticidi, alle sostanze, che per esempio anche sostanze chimiche che sono negli alimenti, tutto questo disturba attraverso la madre, passa a livello fetale. E disturba questa fase fondamentale di costruzione delle sinapsi, quindi sinaptogenesi, e della costruzione delle reti neuronali. Cosa vi succederebbe se immaginate, questi sono i neuroni che stanno percorrendo la strada, se voi uscite domattina e vi trovate una segnaletica come questa? E quindi le strade confuse, chiaramente vi fermate e scendete dalla macchina. Ebbene no, il neurone non può fermarsi. Deve trovare percorsi alternativi, costruisce reti neuronali che sono ovviamente diverse da come dovrebbero essere. Ecco perché noi studiamo tutti i fattori che stanno disturbando questo tipo di percorso, perché chiaramente tutta epigenetica e non è genetica, non è scritto nel DNA. Avviene nel giro di circa 2 anni, la sinaptogenesi, la migrazione, la costruzione delle reti neuronali ed è tutta epigenetica, non è la vecchia genetica. Si arriva a 2 anni le reti neuronali sono conformate più o meno bene, più o meno male, ma sono troppo dense, avviene il pruning, cioè la ripulitura, come per segnali epigenetici, non è scritto nel DNA. Quindi, come capite, la potenza enorme di questo meccanismo, di questi meccanismi, e soprattutto capite, penso, spero di essere stato su questo punto almeno chiaro, noi siamo il prodotto di, diciamo 1.000 giorni, ma poi in realtà tutto questo dura tutta la vita, ma i primi 1.000 giorni sono fondamentali di questa estrema plasticità epigenetica e della possibilità di rispondere mediante dei meccanismi di adattamento. A questo punto significa che le pandemie moderne, l'obesità e il diabete secondo giovanile, le malattie autoimmuni e le allergie, le patologie, diciamo neoplastica in senso lato e i disturbi del neurosviluppo non possono essere più spiegati con mutazioni stocastiche del DNA, ma devono essere sempre di più, questo è un editoriale che avevo scritto 5 anni fa, ormai, spiegate e studiate in altro modo. Attraverso la placenta passano una quantità enorme di segnali che purtroppo stanno disturbando. Noi stiamo studiando con un progetto, con un CCM ministeriale, le placente di Taranto.
perché no, non solo di Taranto, di varie località in Italia, perché? Perché ci sono studi un po' in tutto il mondo, ancora poco in Italia, che dimostra come in ogni placenta ci sono centinaia di molecole epigenotossiche. Allora capite che questo dovrebbe diventare il cuore della nostra formazione di medici, soprattutto per noi pediatri importantissimi. Vi faccio vedere questo esempio. Io lavoro da qualche anno con questo istituto a Bruxelles, che si chiama European Cancer and Environment Research Institute. Per esempio, questo è stato un caso emblematico. La Martinica è un'isoletta, come tutti sapete, dell'Atlantico, bellissima, una piccola isola. Ebbene, c'è il record mondiale di carcinoma della prostata. C'è un aumento continuo di disturbi di spettro autistico e di diabete secondo. Ci hanno chiamato, ci hanno invitato, abbiamo cercato di capire cosa stesse succedendo. Vi dico subito la soluzione dell'enigma, perché dopo poco tempo abbiamo visto che in tutte le catene alimentari in Martinica c'è da 30 anni questa singola molecola, essenzialmente questa, ce ne sono anche altre, ma questa è quella più potente, simile alla diossina di Seveso. È un potente, diciamo, distruttore endocrino usato dalle compagnie bananiere francese come pesticida, e quindi capite, avete capito tutto. Abbiamo portato questi dati anche alla Commissione europea, è stato tolto il clordecon, questa sostanza, dalle catene alimentari, ma chiaramente vedremo gli effetti positivi, speriamo, nei prossimi decenni. Perché queste sostanze durano nelle catene alimentari 20-30 anni. Ora, questo è un caso estremo, però è un caso molto chiaro. Abbiamo trovato placente in Crete, a Crete per Crete, abbiamo trovato, per esempio, un grande numero di casi di prematurità grave, e devo dire che gli epidemiologi francesi molto onestamente lo hanno confermato. Da allora abbiamo cominciato a studiare le placente, abbiamo avuto questo primo finanziamento per un CCM anche in Italia. Vedete, questo è Taranto, in cui faremo, perché devo dire che poi è arrivata la Covid e ci siamo dovuti un po' fermare, spettrometria di massa, epigenetica, metabolomica, eccetera. Allora, per finire, che cosa troviamo noi in questi casi di esposizione materno-fetale sempre più frequente, ma anche banalmente il fumo di sigaretta? Noi vediamo tutta una serie di modifiche epigenetiche di geni fondamentali per il controllo, per esempio, della funzione placentale. La placenta è stato un organo sempre sottovalutato e buttato via. Noi adesso sappiamo che è la cabina di regia della programmazione fetale, per questo è fondamentale studiarlo. Geni che controllano il neurosviluppo, il sistema immunocompetente, questo vale anche per piccole quantità di alcolici. Per deficit, come per esempio sapete tutti, l'acido folico è, come tutti penso sapete, un potente donatore di metili, quindi è un modulatore epigenetico fondamentale. Ebbene, se viene dato correttamente prima della gravidanza, nei primi 2 o 3 mesi della gravidanza stessa, evita, come sapete, molti danni del tubo neurale. Però bisogna anche modulare la quantità di acido folico, perché sembra che dopo il terzo o quarto mese bisognerebbe cominciare a ridurlo. Per esempio, questo non, cioè, nella letteratura scientifica sta emergendo, sarà importante prendere in considerazione tutto questo. E poi, ultimo capitolo, ma fondamentale, queste due grandi fattori, l'infiammazione persistente o cronica e l'inquinamento. Dico qualche parola sull'inquinamento, perché è la cosa che ho studiato un po' più a fondo, ma che soprattutto, a mio parere, è meno nota in generale a noi pediatri, ma in generale ai medici. Ecco, per esempio, vi faccio vedere che cos'è il particolato ultrafine. Quello è un capello, il PM10 sono quelle palline blu. Ingrandiamo quelle palline blu, che, come capite, sono già molto piccole, però non arrivano dentro le cellule, dentro i tessuti. Vediamo il 2,5, sono quelle palline rosse. Le possiamo capire a questo grande ingrandimento rispetto a un capello, ma il PM2,5 non passa la barriera emeto-cerebrale. Qual è il grande problema? Il grande problema è che ormai, soprattutto nei grandi centri urbani e vicino ai grandi impianti, sta dilagando lo 0,1, cioè che è il particolato ultrafine. Lo 0,1 è 25 volte più piccolo che non il 2,5. Lo 0,1 passa la placenta, passa la barriera ematocerebrale, passa la membrana plasmatica e passa la membrana nucleare, quindi disturba la formazione dell'epigenoma. In studi veramente fondamentali, per esempio a Città del Messico, si è visto che perfino i cani hanno, per intenderci,
da beta amiloide in tutto il tessuto nervoso. E anche i ragazzi che muoiono giovani per incidenti in queste città così piene di traffico veicolare hanno lo stesso problema. Perché? Perché il particolato ultrafine porta i metalli pesanti e determina una gliosi reattiva, una precipitazione delle proteine, e quindi abbiamo capito che non c'entra niente la vecchia genetica. E qui mi fermo, direi, vi faccio solo vedere un'ultima cosa stupefacente, di quanto sia sbagliato, e poi l'ultima parte era quella sul cancro, ma non ve la posso far vedere certo a questo punto, ma magari la prossima volta. Guardate per esempio quello che ci ha stupito enormemente. Questo è uno studio del 2015, che è stato ben descritto qui su Cell, ma è uno studio di Science, che ci ha veramente stupito, perché abbiamo visto che nei neuroni si accumulano migliaia di mutazioni. Non ci sono due neuroni che abbiano lo stesso DNA. Hanno centinaia, migliaia di mutazioni. Ebbene, come tutti penso sappiate, i neuroni non fanno cancro. Aumentano i tumori cerebrali, ma sono gliomi, glioblastomi, astrocitomi, meningiomi, medulloblastomi. Invece i neuroni accumulano mutazioni utili, perché sono probabilmente in grado di mediare. E qui ovviamente, se avessimo il tempo, ma la prossima volta lo facciamo, vi farei vedere come perfino le traslocazioni nel cancro sono tentativi probabilmente delle cellule di reagire. Lo si capisce, ecco, questa era l'ultima parte, ma no, veramente non ve la posso far vedere adesso perché sono andato un po' troppo lungo. Questo era il secondo congresso mondiale sulle origini epigenetiche delle malattie, l'anno scorso a Londra, è quello di cui appunto la mia relazione verteva proprio sui tumori dell'infanzia, che come abbiamo visto sono in grande aumento. È quello che con Renzo Tomatis e poi adesso con alcuni altri colleghi anche in Italia stiamo cercando di dimostrare, è che anche in questo caso non ha senso parlare di incidente genetico. Le mutazioni sono importanti nel cancro, ma sono la conseguenza di una lunga instabilità epigenetica che viene prodotta, come abbiamo visto nel sistema nervoso centrale, anche negli altri tessuti, e che poi produce una ipometilazione, una ipermetilazione dei geni oncosoppressori e un aumento di mutazioni reattive. Ma questo appunto lo facciamo la prossima volta. Io direi che mi fermo qui, nella speranza di avervi dato un'idea generale di quello che è l'epigenetica, e concludo con questi grafici, sono tre, vedete, su PubMed, se voi mettete la parola epigenetics, voi trovate un aumento enorme, proprio vi ricordate quella data dell'articolo iniziale che vi ho fatto vedere? Da quell'articolo non ci si è più fermati. Purtroppo però è letteratura di nicchia. È letteratura che è rimasta nell'ambito di un circuito di ricerca, non viene ancora applicata abbastanza alla medicina di tutti i giorni, ma neanche, devo dire, alla medicina, diciamo, dominante, perché noi ancora continuiamo a pensare che l'autismo sia patologia essenzialmente genetica, e invece, come vi ho fatto, spero, vedere, è molto più epigenetica. Questo è l'aumento degli articoli sull'autismo. Ecco, questo per esempio è l'aumento degli articoli sul microbioma. Il microbioma fino a 20 anni fa veniva definito, come tutti ricorderete, flora intestinale, gli si dava molto poco valore, invece il microbioma è un modulatore epigenetico potentissimo. L'uso di antibiotici, di sostanze chimiche, il cesareo stesso hanno interferito enormemente su tutto questo. Allora, la medicina del futuro dovrà veramente tenere conto di tutto questo, e questi sono gli interferenti endocrini, sempre dal 97, vedete, non è un caso, ogni volta ve lo faccio vedere, è dal 97 che è la letteratura. Gli endocrine disruptors in realtà sono endocrine disruptors nell'adulto, ma nel feto, nel bambino piccolo, sono degli pseudomorfogeni, e sono centinaia, probabilmente migliaia di molecole plastificanti, pesticidi e altri che agiscono proprio disturbando l'epigenoma del feto e del bambino piccolo. Purtroppo spero che avesse torto Max Planck quando diceva, perché cambi in paradigma
devono morire tutti quelli che hanno fondato il proprio potere sul vecchio paradigma. Questa era una frase famosa. Io invece credo che ormai il mondo dovrebbe appunto apprendere la lezione, anche da questo punto di vista, perfino la pandemia potrebbe essere importante e non del tutto negativa. Abbiamo bisogno di capire che quello che stiamo facendo all'ambiente non può essere più, diciamo, accettato, perché veramente sta cambiando la programmazione epigenetica di tutti gli organismi e non solo degli organismi umani. Spero di essere stato chiaro, spero di non aver sconvolto troppo chi ha ascoltato e sono a disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Faccio applausi io, Ernesto, bravissimo. Io lascio la parola ai moderatori, all'Antonella Lavaggetto, per avviare un po' di discussione e di domande. Antonella, ci sei? O Sì, ci sono, mi Tonello sentite? pure? Vai, Antonella. Io, come sempre, quando sento parlare il professor Burgio, rimango incantata. Devo dire che mentre parlava sono arrivate tanti complimenti, veramente meritati, perché ha la capacità di rendere semplice e accessibile ciò che in realtà sembrerebbe assolutamente complesso e contorto. Invece è proprio esplicitare come funzioniamo e come siamo influenzati dall'ambiente con una proprietà e una capacità di linguaggio veramente coinvolgente, unica, e credo che questo sia veramente un grande dono e una grande capacità che lui mette a nostra disposizione, e di questo, Ernesto, veramente ti ringraziamo tantissimo. Ringrazio voi, spero appunto che di essere riuscito almeno appunto a inquadrare un argomento che ovviamente hai detto bene, molto complesso, però insomma è importante capire la dimensione, ecco, di questo discorso. Allora, adesso volevo sapere se qualcuno vuole fare qualche domanda specifica tra gli ascoltatori. Io la leggo, se la posso. Scusa Alberto, cosa facciamo ad alzata di mano, che tutti possono parlare, o tramite la chat leggo io? Ma se scrivete tramite chat oppure alzate la mano, direi che forse tramite chat è meglio. E forse rimane meno caotica. Allora, io intanto leggo, ne leggo qualcuna. È fantastico, dice Marcella, è fantastico prenderti per mano e farti danzare in un mondo in evoluzione che medici e ricercatori spesso continuano a ignorare o, ahimè, a guardare marginalmente. Come sempre, bravissimo, è un piacere ascoltarlo. Grazie, Ernesto. Bruno Gentile dice: cambiamento di paradigma contro posizioni dogmatiche, riduzionistiche, che solo il professor Burgio poteva annunciare con una chiarezza e una ricchezza di elementi scientifici di inoppugnabile veridicità. Peraltro, il professor Burgio è stato uno dei pochissimi a predire con esattezza l'evoluzione pandemica che ci affligge. E questo purtroppo lo sapevamo. Posso fare una domanda? Direi proprio di sì, anzi, aspettavamo. Grazie. Sono Alfredo Di Caro, grazie Ernesto, è sempre un gran piacere sentirti. Volevo chiederti questa cosa, il fatto che il genoma nella sua parte non genica codificante, quindi che è così preponderante, è correlata, se intendo bene, alla capacità evolutiva poi dell'uomo, ma questo può essere anche causa della sua fine, mi confermi? Ma guarda, Alfredo, a mio parere, ovviamente io ho cercato di correre, spero ho dovuto ovviamente accennare a tanti punti, è una sorta di indice. Quello che volevo sottolineare, tu lo hai ben compreso, è che se il 50% del nostro genoma è formato da sequenze di fatto retrovirali, da sequenze mobili, se il 90% è ex junk, è fondamentale. E addirittura, secondo un grande genetista come Gene Shapiro, è un genoma attivo
che riceve informazioni, le processa e trasforma l'organismo di conseguenza. È chiaro che questo probabilmente non è solo importante giorno per giorno nella nostra vita, ma è probabile che abbia avuto un ruolo importantissimo nei milioni di anni in quelle modifiche che noi generalmente attribuiamo a mutazioni casuali del DNA. Quindi chiaramente è vero e ci stiamo lavorando, devo dire che la direttrice del Museo di Scienze Naturali a Parigi, che è stato quello diretto da Lamarck, ha proposto di lavorare insieme a un gruppo di io mi occupo essenzialmente, tra l'altro mi interessa molto questa parte qui, proprio per elaborare un modello di biologia evoluzionistica sistemica, non riduzionista. Ora, sottolineo però, e lo dico perché chiaramente anche Bruno Gentile questo penso intendesse, non è che il riduzionismo è da buttare via. Il riduzionismo è un approccio molecolare specifico importante che è servito a capire molte cose. Va integrato con una visione sistemica. Quello che dobbiamo cercare di fare, di utilizzare di tutto quello che per esempio dal progetto Genoma è arrivato, in senso positivo, anziché continuare a leggerlo secondo le domande un po' primitive di 30 anni fa. Non è l'errore, la mutazione, il polimorfismo che possono spiegare patologie sistemiche complesse. È chiaro che alcuni errori ci sono, le mutazioni, ma sono una minima parte di questo sistema, e il sistema ha enormi capacità di modifica, di trasformazione, di reazione, di adattamento. Nel campo dell'ontogenesi questo spiega quelle che noi chiamiamo malattie e che probabilmente sono tentativi di reagire a questo ambiente che è diventato troppo diverso in pochi anni. Nel medio-lungo termine queste innovazioni e queste trasformazioni, prima epigenetiche e poi genomiche, spiegano molto meglio le modifiche adattativo-reattive delle specie. Guardate che non solo Lamarck, ma anche Darwin la vedeva così. Poi purtroppo è prevalsa una visione di altro genere, ma non è, è più il neodarwinismo riduzionista di Dawkins, per intendersi, degli ultimi decenni, che ha fatto purtroppo, ha fatto perdere una visione così complessa e così sistemica. Ecco, io ogni volta che ascolto le tue relazioni, poi così credo che sarebbe importantissimo fare uno sforzo per, non so in che modo, ma cambiare anche la preparazione dei nuovi medici e dei nuovi, cioè, purtroppo mi sembra, correggetemi se sbaglio, che questa informazione nei corsi di laurea, nei corsi di specialità vengano passate molto poco. E invece mi sembra che dovrebbe essere la base proprio per rivoluzionare il modo di intendere la medicina e la patogenesi di tutto, cioè cambiare completamente il nostro sistema di immaginare la genesi delle malattie e di conseguenza la sua cura, ovviamente puntando sulla prevenzione. Sì, adesso io vorrei dire una cosa. Negli ultimi veramente 25 anni della mia vita, perché io ho cominciato a occuparmi di queste cose, mi viene da dire la fine del secolo scorso, fa quasi effetto, ma è così, perché era il 97-98, sono passati 23 anni. Però è stato il prodursi, di uno switch, perché io cercavo da anni qualcosa che mi spiegasse una serie di situazioni, non solo di patologia. Io ho cominciato a occuparmi di antibiotico resistenza, tanto per dire, e non capivo la rapidità con cui questo avveniva col modellino vecchio e via così. Ora, perché dico questo? Dico per questo perché io invece ho l'impressione che nel giro di pochi anni, tutto sommato, una ventina, è cambiato molto l'ascolto e la comprensione di queste cose, però è cambiato molto nei circuiti, indipendenti. Cioè, per esempio, abbiamo parlato questa volta, ma già nell'ambito della pediatria italiana,
da una decina d'anni mi si invita abbastanza spesso. Io da 2 anni sono quasi sempre in Italia, tra l'altro, anche perché se posso essere utile in questo lo faccio volentieri. Ma mi pare che ci sia moltissima comprensione e interesse per questo. È proprio lì dove invece, adesso non è una polemica critica dura nei confronti delle accademie, come si diceva una volta, però è vero che la frase di Planck è drammaticamente troppo dura, però è vero che è difficile cambiare un modello dopo che qualcuno lo ha insegnato 30 anni, per 40 anni, è difficile, io lo capisco, io stesso sono convinto che io probabilmente, lo dico con grande affetto e riconoscenza, avere avuto un padre che era un grande personaggio del mondo dell'ortodossia, se vogliamo, forse mi è anche servito, perché io ho visto la grandezza di alcune cose che sono nella scienza dominante e non mi sono mai sognato di attaccarla, perché ne riconosco l'importanza. Però ho avuto anche la possibilità di studiare in modo un po' alternativo, quindi è anche una fortuna, non è che nella vita sono molte, come dire, non siamo sempre noi a scegliere. Però è così, adesso mi piacerebbe che ci fosse un circuito, e per esempio io vi sono profondamente grato del fatto di questi ultimi 2 o 3 incontri che abbiamo avuto insieme, perché soprattutto sono convinto che i ginecologi, i neonatologi e i pediatri hanno un enorme compito da svolgere nei prossimi anni, e solo loro lo può fare, perché se si comincia veramente a ridurre l'esposizione materno-fetale a tutta una serie di fattori, di trigger, perché ad esempio questo virus, ancora una volta, è l'emblema, in maniera anche drammatico, del fatto che basta che entri un agente che non è coevoluto con gli altri, perché questo è un virus pandemico, perché saltino equilibri di un'intera specie. Il virus pandemico non uccide, lui diventa letale perché è in grado di scatenare una serie di reazioni immunoinfiammatorie paradossali. Inizialmente lo dicevamo nei più fragili, ma se non stiamo attenti potrebbe anche darlo nei più giovani, eccetera. Quindi è un banco di prova importantissimo. Allora, se noi riusciremo, per esempio, nei prossimi mesi a far valere questa parte di conoscenza che c'è in letteratura e che finora, io ancora una volta lo dico senza polemica, non è stata presa in considerazione. Perché io ho sentito tantissimi pseudo esperti parlare di questo virus e pochi veri esperti. Io in questo caso faccio un nome, Crisanti. Crisanti ha dimostrato di... è un parassitologo, lo hanno addirittura attaccato perché non è un virologo, per dire la follia di questo paese. Eppure lui è stato uno di quelli che fin dall'inizio ha detto cose molto sensate, equilibrate, e ha anche convinto Zaia a chiudere, a non fare il carnevale di Venezia, a chiudere le università. Quindi ecco, io dico, anche adesso si potrebbe fare, nel giro di con coraggio, delle decisioni rapide adesso, ma bisogna farle subito, perché il rischio è, a mio parere già è un po' tardi, che quando si perde 1, 2, 10, 20 giorni, poi si arriva in situazioni in cui non si può intervenire. Noi abbiamo chiesto a febbraio, Alberto lo sa, per esempio, io avevo fatto un documento che era stato anche appoggiato da una società scientifica che poi si è rivelata purtroppo inaffidabile, però avevo proposto anche al Ministero e anche ad altri colleghi che sono in ruoli chiave una serie di strategie banali che avevamo già messo in campo nel 2003 con un colonnello dell'esercito che era un grande personaggio, veramente un illuminato, devo dire, quando ci fu l'allarme sulla prima SARS e sull'aviaria, e anche allora non fu minimamente ascoltato e per fortuna non successe il dramma. Ma non ci vuole molto a capire che se si vuole bloccare un'epidemia bisogna fare come hanno fatto del resto i cinesi, hanno fatto Taiwan, Hong Kong, eccetera, immediatamente, subito, senza perdere un giorno, aprire dei luoghi alternativi e non far entrare il virus negli ospedali. E invece adesso siamo di nuovo da capo. Oggi notizia di 2 ore fa, Niguarda e altri ospedali lombardi che devono chiudere perché sono pieni di virus. Non si può fare una cosa di questo tipo. E purtroppo ci risiamo. E adesso è inutile che ci si lamenta, bisogna agire, ma subito,
perché altrimenti ci troviamo fra 15 giorni. C'è un piccolo, quando dicevo il bias di valutazione che è stato legato, guardate che la situazione, io non voglio esagerare, ma forse è un po' peggio che non a febbraio, perché noi a febbraio-marzo non avevamo la possibilità di valutare quanto il virus fosse già in circolazione. Le polmoniti gravi, che poi nessuno si è andato a prendere la briga di andare veramente a valutare, altro errore clamoroso, c'erano già a gennaio, a febbraio e qualcuno dice anche a fine dicembre. Perché? Perché siamo nel 2020 e i virus girano con i jet. Dalla Cina ad arrivare qui ci ha messo 4 giorni, passando forse dalla Germania, insomma. Quindi nel giro di 10-20 giorni era in tutto il mondo il virus. Ora, il 20 gennaio lo sapevamo, non si è fatto nulla, in quel momento bisognava fare. La Gazzetta della Repubblica il 31 di gennaio scrive: siamo in fase di allarme pandemico, passano 40 giorni senza che si mettano in campo i tamponi, avevamo già la sequenza. I tedeschi immediatamente, i cinesi dicono di aver fatto 10 milioni di tamponi in mese, per dire, e l'hanno fermata, però gli è costata poco per fermare un'epidemia. È che loro sanno come si fa. Ecco, noi almeno adesso l'abbiamo capito, a mio parere no, io lo dico senza polemica, però noi possiamo fare la differenza, perché il circuito dei pediatri è un circuito fondamentale, anche perché siamo quelli più amati e rispettati dalle famiglie italiane, e non è una cosa da poco, perché purtroppo sono state anche molto disorientate da una cattiva informazione o da una non informazione. Quindi mettiamo insieme quello che siamo e 10.000 pediatri di famiglia possono diventare nel giro di 3 giorni una forza enorme, se troviamo questo modo di dialogare e di proporre qualcosa. Non lo so, io lo dico così, se posso fare un po' da consigliere, perché ho questa esperienza, mi sono occupato di questi virus tanti anni fa, ma poi alla fine io non ho nessun ruolo istituzionale in Italia. Anzi, una cosa la sottolineo, da tanti anni tutti mi chiamano professore. Professore era mio padre, lo dico, e lo dico con sincerità, perché io non ho mai avuto una cattedra, io ho sempre lavorato spesso all'estero, nell'ambito più della ricerca, e continua a essere, insomma, sapere di avere, posso essere utile sul piano soltanto delle conoscenze che ho messo in campo, ma non ho nessun ruolo, quindi vorrei che invece qualcuno che ha dei ruoli significativi istituzionali in questo paese nell'ambito della pediatria si decidesse a prendere posizione, perché sarebbe importantissimo. Abbiamo anche un collega, tra l'altro, che conosco molto bene, era allievo di papà anche lui, Franco Locatelli, che è presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Ebbene, non sarebbe male interfacciarsi con lui, la pediatria italiana, chiedere un bel incontro e trovare insieme una proposta. Per esempio, potrebbe essere importante, lo dico così ancora una volta perché mi viene in mente. Io l'ho incrociato a marzo, ma così, al CNR di Pavia, ma non ho avuto l'impressione. Probabilmente lui è un oncologo, ha un altro tipo di formazione, poi si trova magari anche lui a disagio a dover avere un ruolo di responsabilità in qualcosa come in quello che sta succedendo. Quindi potrebbe anche essere contento di avere con noi, così, come dire, un sostegno e un'interazione. Proviamoci. Questa è una proposta che mi viene in mente, non l'avevo neanche pensato. Senza. Ti riporto una domanda di Michele, che poi è una domanda che ti volevamo fare tutti. A questo punto, quando lui dice il sistema sanitario sta svuotando il mare con il cucchiaio probabilmente siamo noi, che ne pensi del fatto che a questo punto abbiamo solo 2 soluzioni? O fare come la Svezia, liberi tutti, oppure ritornare a un lockdown di almeno 4 settimane per cercare di recuperare lavoro accumulato, tracciamento, e far capire alle persone che non si devono raggruppare? Allora, prima di tutto, prima ipotesi, noi non abbiamo la soluzione svedese, perché se voi fate un paragone tra Svezia, Norvegia, Danimarca, paesi simili per situazioni sociali, eccetera, l'unica che ha avuto un tasso di letalità alto è proprio la Svezia. E comunque ha una situazione per cui non rischia quanto noi, perché appunto ha una situazione sociale, culturale,
familiare completamente diversa come quei paesi. Ma se voi andate a vedere, gli altri paesi scandinavi non hanno avuto quasi, si può dire, decessi, perché hanno fatto invece. Fare una scelta oggi del liberi tutti, ovunque nei paesi come il nostro, come la Francia o come appunto già visto Stati Uniti e Brasile, sarebbe una catastrofe. Non solo immediata, nel senso che vedremmo, come già stiamo cominciando a vedere, ecco, ricordiamoci che c'è sempre un gap di 30-40 giorni tra l'aumento significativo dei casi e il manifestarsi delle morti, perché di fatto c'è una settimana di incubazione, 10-15 giorni di sintomi abbastanza insomma non gravi, poi c'è la fase critica, poi c'è la terapia intensiva e di solito alla fine, dopo 30-40 giorni, si vede. Quindi quello che stiamo vedendo è l'inizio di una curva. Su questo io penso che, quindi adesso, se interveniamo, non è che evitiamo che ci sia un aumento di nuovo dei decessi, evitiamo qualcosa di catastrofico. Ma se lo lasciamo senza fare nulla, noi avremo una seconda ondata molto peggiore della prima. Per cui abbiamo avuto 35.000 morti, rischiamo di averne molto di più. Io lo dico perché è una questione matematica, non è altro. Ora, detto questo, e Crisanti lo ha detto per dire, perché io mi trovo molto in sintonia con lui e con, devo dire, pochi altri fra quelli che hanno fatto l'analisi in questi giorni della situazione, è un problema veramente di crescita potenzialmente esponenziale che è già cominciata e che va interrotta. Ora, il lockdown ha conseguenze economiche drammatiche, ma più è tardivo, più dura. Per cui di fatto il fatto di aver avuto un lungo lockdown è stato perché è stato tardivo. È meglio casomai chiudere rapidamente, magari non tutto il paese, perché poi non serve, ma chiudere i circuiti dove il virus sta circolando. Allora noi non subito, ma nel giro di 20-25 giorni possiamo vedere i risultati. Però va fatto. Ma soprattutto, io lo dico con umiltà ma con certezza, se non si fanno i percorsi alternativi e non si riesce a tenere a bada, monitorando, e il monitoraggio per esempio non può essere fatto dagli operatori sanitari. Ce ne vogliono talmente tanti per cui non lo potranno fare mai, e questo lo abbiamo detto a febbraio e lo continuo a ripetere. O si creano squadre di giovani protetti e formati, ma devono essere studenti, specializzandi, che lo fanno per un mese e in un mese si blocca la pandemia come hanno fatto i coreani. E anche l'app, io non è che sono di quelli che dicono l'app è pericolosa, lo fanno per controllarci. L'app serve se c'è un monitoraggio capillare, altrimenti l'app da sola non può servire. Serve in Corea dove c'è un monitoraggio a tappeto. E noi lo possiamo fare, ma adesso è già tardi. Perché se lo si fa a fine agosto, ai primi di settembre, in cui c'erano probabilmente poche migliaia di casi, soprattutto tra i giovani, si poteva fare. Ma adesso siamo già in una fase in cui il monitoraggio va cominciato, ma all'inizio non ci si può fare, sono numeri troppo grandi. Il monitoraggio significa anche contatti, perché ho sentito anche qui un virologo dire non ha senso fare i contatti, ma stiamo scherzando. Cioè, se tu non fai retrospettivamente addirittura i contatti per alcuni giorni, tu non la blocchi la catena di contagio. Questo si sa, non si sa come mai qualcuno che dice di essere esperto nega l'importanza di fare il monitoraggio dei contatti, dei casi. Non esiste, è che adesso è tardi. Quindi adesso sì, a mio parere bisognerà fare delle operazioni di chiusura che sono pesanti, ma prima le facciamo meglio è. Ecco, ritorniamo invece proprio all'epigenetica. Claudio Crescini, oltre a ringraziarti, dice: il problema per noi ostetrici è come tradurre in modo semplice e comprensibile a una popolazione di gravide che ha pochissime conoscenze scientifiche questi concetti. No, ma Claudio è sicuramente uno dei pochi che già la prima volta che ci siamo incontrati in congresso ha capito che era importante. E ho altri colleghi, per esempio Giancarlo Di Renzo, Luca Ramendi, Irene Cetin, che abbiamo costituito diciamo la società delle origini epigenetiche delle malattie. Il problema è che poi
essendo tutti presi da mille problemi contingenti quotidiani, facciamo fatica a immaginare che dobbiamo anche costruire un sistema basato sulla prevenzione. Ma si potrebbe fare, ma il problema è non immaginare dapprima come fare alla singola donna a dare il consiglio. Dobbiamo costruire questo circuito di medici consapevoli e dobbiamo costruire il circuito, ovviamente, anche di istruzione curricolare per quelli che adesso si stanno preparando a fare i medici. I risultati ancora una volta non si vedono subito, si vedono dopo alcuni anni, però ridurre l'esposizione materno-fetale, quello si può cominciare a fare, cioè non semplicemente dire alla mamma per dire non bere la Coca-Cola durante la gravidanza, che non è una cosa da poco, perché se voi ci pensate probabilmente il fattore più potente della grande epidemia di obesità e diabete secondo negli Stati Uniti è stata, adesso pare, le bevande zuccherine che sono state usate per esempio in gravidanza e anche abusate, perché molti negli Stati Uniti costa il doppio l'acqua che non la Coca-Cola, no? Lo dico esagerando, ma capite? Quindi sembra banale, ma ci sono una serie di piccoli accorgimenti che già ridurrebbero enormemente l'esposizione del feto, dell'embrione, del feto e poi del bambino. Poi ovviamente ci sono quei campi fondamentalissimi che sono il traffico veicolare e l'uso di pesticidi e di altre sostanze chimiche in agricoltura, e non ultimissimo il discorso dei campi elettromagnetici, perché io non ho avuto il tempo, ma se volete una prossima volta vi faccio vedere. Noi abbiamo costruito un gruppo, io non mi piace la parola alternativo, ma di fatto è alternativo, perché all'OMS, l'ho scritto anche nel gruppo del forum, forse qualcuno si è un po' risentito, ma è un dato di fatto. Io ho grande stima della Maria Neira, che dirige il Dipartimento di Prevenzione dell'OMS, e loro sono costretti a subire delle decisioni anche un po' politiche. Il gruppo che fa da consulenza per i campi elettromagnetici è costituito da ingegneri, fisici, non ci sono biologi e medici. E già questo la dice lunga. Ora, i campi elettromagnetici di frequenza molto simile a quella dei cellulari e altri campi elettromagnetici, perché ormai la banda di frequenza si sta allargando ed è quello il problema, non è l'energia associata, è la banda, e questo vale anche, ovviamente lo dico e qualcuno soffrirà, vale anche per il 5G, che è un grande esperimento in vivo, non sappiamo ancora quasi